Sono passati circa 3 mesi dall'inaugurazione al primo sportello di contrasto al gioco d'azzardo ad Andria, gestito dalla comunità Migrantes Liberi insieme a Casa Accoglienza Santa Maria Goretti. Vinco Io, il nome dello sportello, ha organizzato presso la sala Timonelli dell'Albergo dei Pini un incontro dal titolo «Gioco d'azzardo patologico, conoscerlo per evitarlo e il disinteresse della politica». Un'occasione per tracciare il bilancio dei primi 3 mesi di attività dello sportello e per discutere della questione con Monsignor Alberto D'Urso, presidente nazionale della Consulta Antiusura, Monsignor Mansi, vescovo della diocesi di Andria, Daniela Fortunato e Liliana D'Avanzo, rispettivamente assistente sociale e psicologa operante all'interno dello sportello Vinco Io. Dobbiamo dire che il mondo politico, il mondo anche governativo, ha avuto interesse ad incassare questi soldi. Ma li ha incassati come? Sulla povera gente. Perché chi è che ricorre all'azzardo? Ricorre all'azzardo la persona sola, la persona che ha perduto il lavoro, la persona non formata, la persona che ama le esperienze di compulsività e così via dicendo. Le cause sono tante. Però mentre avremo il bisogno di curare queste persone, noi... Vilma Ramaldo, tu uccidi un uomo morto, noi abusiamo di queste persone. E purtroppo sì, è una piaga dei nostri tempi che è legata a vite disordinate, vite nelle quali la fruizione di beni di consumo diventa il valore principale, senza regole, senza limiti, senza freni. E quando arriva un freno si trova il modo di scavalcarlo ed ecco allora il gioco d'azzardo che diventa un modo per poter tentare di avere tra le mani sempre più denaro per soddisfare sempre più i desideri di una vita disordinata, di una vita legata a abitudini costose. Dal 23 novembre ad oggi sono circa 35 casi che sono aumentati nell'ultimo periodo. Si può dire che il nostro sportello è uno sportello volto alla prevenzione, alla sensibilizzazione della patologia del gioco d'azzardo. Abbiamo 3 figure predominanti, che è quella dell'assistente sociale, dello psicologo e del consulente etico. Il primo aspetto importante che noi facciamo è l'accoglienza. L'accoglienza dove c'è l'ascolto della problematica. Prendiamo in carico non solo il giocatore patologico, ma anche la famiglia.